Vorrei parlare con voi in questo breve video della situazione che si non da un punto di vista del contratto firma non firma, società di crumiri eccetera, no, da un punto di vista dell'analisi delle dichiarazioni di due personaggi che sono molto importanti nel mondo Milan, che sono Arrigo Sacchi e il direttore Mauro Suma. Io mi trovo in disaccordo con entrambi, in totale disaccordo con Arrigo Sacchi, in parziale disaccordo con Mauro Suma. Arrigo Sacchi dice che le prestazioni di Chessy potrebbero essere influenzate negativamente dalla situazione contrattuale e ne suggerisce l'esclusione dalla squadra, cioè in estrema ratio la messa alla porta di Chessy fino alla fine del contratto. Mi sembra sinceramente la solita, come dire, posizione estrema di ripicca. E mi fa venire alla mente inevitabilmente il paradosso del marito che si taglia gli attributi per fare un dispetto alla moglie che lo tradisce. Cioè, mi sembra sinceramente che la decisione di privarsi delle prestazioni di un giocatore sotto contratto fino a giugno del prossimo anno per un dispetto, dato che ha deciso di non firmare o presumibilmente ha deciso di non rinnovare col Milan, mi sembra sinceramente un errore grossolano, e mi ero già espresso in questi termini in passato dicendo che mi sembra una follia pensare di fare una cosa del genere, perché che sia un giocatore del Milan, e io personalmente pretendo che fino all'ultimo giorno di contratto presti servizio a Milan con la massima serietà e il massimo livello di prestazioni in campo e la massima serietà fuori campo, cioè negli allenamenti e diciamo nei comportamenti che un calciatore professionista deve avere. Mettere in atto una forzatura di questo tipo mi sembra controproducente anche da un punto di vista psicologico del gruppo, perché voglio dire, una squadra di calcio non è comunque una caserma, non è una cosa che richieda una militaresca presa di posizione, e quindi si può trovare semplicemente il compromesso, si può trovare il compromesso che se il giocatore ha deciso di non rinnovare, non rinnova, gioca però con il Milan fino all'ultimo giorno e il Milan sfrutta le sue prestazioni fino all'ultimo giorno, punto e a capo. Quindi sono in disaccordo con Sacchi. Per quel che riguarda le parole di Mauro Suma, del direttore Suma, anche lì sinceramente una presa di posizione dalla parte opposta, cioè a difesa a oltranza del giocatore, mi sembra sinceramente allo stesso modo una forzatura. Io sono d'accordo sul fatto che si veste la nostra maglia, è un nostro giocatore, va supportato, e su questo credo che siamo tutti d'accordo. Cioè, se il Milan gioca, vince, ottiene risultati con Chessy, Chessy fa parte della squadra, è uno di noi. Però non si può prescindere da due fattori. Primo, il pensiero che effettivamente questa vicenda del contratto possa influire sulle prestazioni, che non sarà vero, ma inevitabilmente entra nella testa del tifoso, perché è logica questa cosa. E due, poi, la situazione democratica. Qual è la situazione democratica? La situazione democratica, dal mio punto di vista, è quella che prevede la singola presa di posizione da parte del tifoso. Cioè, dal mio punto di vista, ogni tifoso fa quello che gli pare ed esprime eventualmente il suo dissenso nei confronti anche di un giocatore, come vi raccontai, come vi diciamo suggerì già prima della partita con la Lazio, dove dissi: per me chi va allo stadio è libero di fare quello che gli pare. C'era su con lui, lo fischia, gli vuole bene, tributa la prestazione. Quindi questo deve essere, secondo me, non ci può essere una presa di posizione a prescindere. Il Milan si difende a prescindere, perché Milan è la nostra squadra, ma gli interpreti, poi dopo, nel calcio di oggi, con i social, con tutte queste storie qua, con tutto questo parlare, inevitabilmente anche il rapporto dei tifosi nei confronti dei giocatori è cambiato, e non sempre in meglio, e qualche volta capita di fischiare un giocatore perché decide di... Può succedere? Sì, è giusto, sì, si deve fare, punto. Non ci può essere, come dire, nei confronti di un giocatore che tra l'altro ha pure sbagliato, perché poi la situazione è questa. Le dichiarazioni di Frank Chessy sono alla base, insieme ai due freschi precedenti, sono alla base di questo, di questa situazione un pochino di malessere dei tifosi, più che la situazione contrattuale. Perché? Perché la situazione contrattuale si può sbloccare in qualsiasi momento. In qualsiasi momento può arrivare la firma, in qualsiasi momento possiamo avere la notizia che sia rinnovato. Per cui non è questo il punto. Il punto è:
le parole di Franchessy qualche mese fa sono delle parole pesanti che hanno portato il tifoso a pensare che la cosa si sarebbe sistemata di lì a poco, e invece la cosa non si è sistemata, si è portata avanti, e a questa si sono aggiunte naturalmente tutte le voci giornalistiche, che non saranno tutte vere, ma forse qualcosa sì, la differenza tra l'offerta del Milan e la richiesta del calciatore, eccetera eccetera. Quindi chi è causa del suo mal pianga se stesso, diceva il detto, no? E siccome certe volte i detti sono delle cazzate, ma certe volte invece sono saggezza, come diceva il dottor Laporta, ecco che dobbiamo inevitabilmente anche ricondurci a quelle parole, no? Nella valutazione di tutta questa storia. Quindi difendere un giocatore che ha detto torno e sistemo tutto deve rientrare nella libera scelta di ogni tifoso, secondo me, che sia sbagliato a dire quelle cose. Perché? Perché le ha dette evidentemente con troppa leggerezza rispetto a una posizione che ancora non si era definita. È molto semplice. Aspetto le vostre opinioni e ciao a tutti.